abbiamo l'onore e il privilegio di ospitare questo grande artista nel nostro museo, anche riparando forse un torto in questi anni fatto a questa personalità, perché Mario Togliani è stato un artista davvero di spicco, partito dalla nostra provincia, e quindi oggi in collaborazione con i curatori Renzo Margonari e Gianfranco Ferlisi, il MAM di Gazzoldo intende rendere davvero omaggio e onore a questa figura. Crediamo questa possa essere una mostra molto interessante e che possa interessare davvero a tanta gente, a tanti mantovani. Un artista che appartiene alla generazione dei Seguri, di Nene Nodari, di personaggi come Ruberti, un artista soprattutto che, nato nel 1912, ha svolto la sua attività prima della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto la parte più creativa nell'immediato dopoguerra. Fece parte anche del mondo mondano per certi versi, perché era anche il cugino di Achille Togliani, il famoso cantante degli anni 50-60. Lui era un professionista, faceva il pittore, un pittore di cui oggi cominciamo con una rassegna fatta di 46 opere e 2 sculture a costruire un'identità, credo che sarà fondamentale per tutti, e sarà anche grazie anche a questa piccola mostra più facile avere un quadro complessivo, un panorama di quella che è l'arte mantovana tra anni 30 e anni 60. Mio padre mi ha trasmesso tutto, io per caso o per destino ho fatto una cosa molto simile alla sua, ho fatto l'illustratore, quindi è come se fosse il pittore al servizio dell'industria. Io stimo tantissimo mio padre e forse per amore filiale lo considero uno dei grandi del Novecento, e questa mostra vorrebbe riportare a chi non ricorda la sua pittura in luce quello che è stato fatto da lui fino agli anni 70. Arezzo Margonari, per oltre 30 anni direttore del Museo d'Arte Moderna dell'Alto Mantovano, con la più alta stima e la profonda riconoscenza della comunità gazzoldese per il ruolo svolto con inenarrabile passione e affetto. Grazie Arezzo. La parte terminale della sua ricerca artistica dedicata a questi ritratti di quelli che lui chiamava gli eroi viventi è un po', diciamo, minimo comune denominatore, se così si può dire, delle sue ricerche, e in questi ritratti se ne può trarre, diciamo, tutto il reticolo che compone la sua cultura, che è una cultura di prim'ordine, la cultura di un maestro vero, del quale Mantova con questa mostra spero possa riappropriarsi.